Che c'è? Arbarashi! Quando? A Spartaco! Che vuoi? Arbarashi, dice che ti aspetta in piazza! Vabbè. Chi è questo Alvaro? Alvaro Latini, no? E chi lo conosce? Ma come lo conosci? Quello che ha dato una coltellata a Valerio Zerboni. Si è fatto 6 mesi, in dritto di niente. Ah, perché quelli che danno le coltellate secondo te sono dritti, vero? Ma che c'entra? Lui mica gli voleva dare, è stato soltanto un equivoco, ecco. E ha fatto 6 mesi, allora è un frescone. Sapete che vi dico? Che la galera è un'esperienza che dovrebbero fare tutti. Altro che la vita militare, ma chi conosci sotto le armi? Dei morti di fame. Io stavo in cella con un marchese e un antiquario. Mi portavano... È tornato Alvaro Latini. E con lui tutti i personaggi di Alberto Moravia nel film che renderà eternamente indimenticabile La città eterna. Racconti romani. Se mi lasci un po' solo, io mi congendro. Senz'altro, professore, però vorrei che la lettera la facesse soprattutto molto commovente e con tante volte la parola mamma. Ho capito, lascia fare a me. I più applauditi attori italiani danno vita ai personaggi di questo film, la cui storia è tratta dal libro di Alberto Moravia, che ha ottenuto ovunque un così grande successo di critica e di pubblico. Racconti romani è uno spettacolo straordinario che ci mostra una Roma inedita che sorprenderà piacevolmente gli spettatori di tutto il mondo. Ma c'è, via qua. Ma no, su, sta buono. Ma no, ma proprio qui. Non c'è nessuno. Ma ci vedono. E la cravatta, guarda che cravatta! Anni, ma che fa con quello che guadagni? Io te l'avevo comprata, le spalline dorate. Sì, le spalline dorate, qui è piena a pernacchie tu. Vedi, avvocato, noi siamo poveri, anzi, indigenti. Ma non fu sempre così. Una volta eravamo agiati, come lo dimostra la squisita fattura di quella statuetta. Eh sì. Il babbo. Perché non si dice così? Sì. Babbo. Il babbo. Chiamate. Che roba è? Zuppa di pesce. No, pesce. Questa è zuppa di testa di pesce, di cocce e di vongole. Ma c'è anche il polpo. C'è capitato per combinazione. E che non si vede? Se ne accorgerebbe anche un bambino. È un bambino, sì, ma sto gradino no. Ma io mamma. Ma allora lei è proprio stupido. Senti, ma com'è possibile? Sei sicura che faccio? Come te, mascalzone, a questo sei arrivato, eh? È la divertente storia di un gruppo di amici che credono che nella vita ci si possa sempre e soltanto arrangiare e far soldi con qualche spiritosa invenzione. E delle loro ragazze che per amore si lasciano trascinare nelle più spericolate avventure. Ma anche questi furbissimi pagano di persona. Rompetegli l'ossa a quel boia! Racconti romani è un film allegro e spensierato che descrive la realtà popolare romana. Bravo, c'è, bravo, c'è, sai che paura che mi fai? Mi trema tutto il pizzo della camicia! Ma quello è il professore, che fa qua? Siete che non l'avvocato! A professore! Signore, mi aiuta a salire sull'autobus. Ma quello si frega i sordi! E qui che c'è la guardia! Gli attori più popolari del cinema italiano. Totò e De Sica per la prima volta insieme. Racconti romani. CinemaScope, Eastman Color. Regia di Gianni Franciolini. Presentato prossimamente qui dalla Diana Cinematografica.